Bene, benvenuti a tutti. Un particolare benvenuto a Tsuhara Yasumi che si collega dal Giappone, dove notte fonda, per cui gli siamo particolarmente grati di questa presenza. E naturalmente un grazie particolare anche a Massimo Somarei, a cui dobbiamo questo libro da diversi punti di vista, nel senso che è stato lui a segnalarci l'autore. Lui a parlarci di questo libro e lui a tradurlo magistralmente per il riconoscimento di tanti lettori. Il libro sta piacendo molto, sta affascinando molto, interessa sicuramente i giornalisti, gli addetti ai lavori, ma interessa ormai anche un grande numero di lettori. E quindi, insomma, penso che questa sia l'occasione giusta per sentirlo raccontare dalla stessa voce dell'autore e anche per fargli delle domande. Il nostro incontro durerà all'incirca un'ora. Prima ascolteremo in dialogo Massimo e Zuara e successivamente sarà possibile fargli delle domande. Anzi, voi potete sicuramente, chi lo desidera, può durante l'incontro scrivere in chat le cose che desidera chiedere all'autore. Chiarimenti, curiosità, suggestioni di vario tipo. Non rubo altro tempo e quindi passo subito la parola a Massimo. Buongiorno a tutti. Io direi di procedere in questa maniera. Io farò delle domande a Zuara e ovviamente prima le pronuncio in italiano, poi gliele traduco e poi tradurrò la sua risposta. Direi che potremmo iniziare proprio da, diciamo, una domanda fondamentale, ossia come è nata l'idea del libro. Tamasaka Ningyo do Monogatari no idea wa どこから生まれたのですか？どのようにこの本が生まれてきたということです。初め、最初は文藝春秋ではなくて講談社の「別」という雑誌から執筆の依頼をいただきまして、何を書いても構わないって言われたんですけれども、打ち合わせの席で、何も考えずに打ち合わせに臨んだんです。それはホテルのラウンジでした。何かアイデアないですかと問われたんですけれども、特になかったんですよ。でも、少し離れたテーブルに、秋葉原が好きそうな青年たちがですね、自分の、フィギュア、に、お人形、フィギュア人形を、コレクションを見せ合ってたんですね。それが僕のちょうど打ち合わせの席から見えたんです。で、それで、人形の話はどうですかっていうふうに、ついその場しのぎの言い逃れのようにして、答えたのが最初のきっかけなんです。別は女性向けの雑誌ですね。そうでベースす。が。女性で、少しオタクが入ってるような知的な女性の向けの、短名で終わった雑誌です。女性向けです。Sì, allora, in realtà all'inizio è nata come un progetto pubblicato a puntate su una rivista che si chiama Bet, edita dalla Kodansha. E quando lui praticamente si è incontrato con l'editor in un ristorante, e gli ha detto sostanzialmente che poteva scrivere quello che voleva. E lui sul momento in realtà non sapeva di che argomento scrivere, ma a combinazione si trovava nella zona di Akihabara, che forse qualcuno di voi conosce perché era una zona per l'elettronica e successivamente è nota per il materiale degli otaku, quindi manga, anime. E quindi mentre camminava nella zona ha visto delle figure, quindi queste bamboline in resina,
e gli è venuta appunto l'idea di scrivere riguardo delle bambole. E questa rivista che si chiama Bet, che era della Kodansha, era una rivista sostanzialmente per un pubblico femminile, quindi anche un pochino otaku. E quindi allora a questo punto gli chiederei come in Giappone questo sistema delle pubblicazioni a episodi su giornali e riviste. Sono un Hyundai Tarane. Imademo ano Rensai toyu kakikata wa mada ninki ga arimasu ne. Ah, so desu ne. Yahari ano Rensai ano shousetsu no zashi wa takusan arimasu shi, ma tokuni veteran sakka wa Rensai ga ooi desu ne. Tada ano 僕の場合は、どちらかというと短編が得意というイメージがありますから、連作短編という形です。はい。主人公は同じだけれども、1話で完結していくというタイプの、依頼が比較的多いです。Sì, in Giappone questo sistema è molto popolare, soprattutto anche tra gli scrittori veterani conosciuti.E quindi si pubblicano queste storie a puntate e poi vengono raccolte in antologie. Nel suo caso lui è particolarmente conosciuto anche per pubblicare questi volumi che raccolgono delle storie a puntate ma con gli stessi personaggi, esattamente proprio come nel caso delle storie del negozio di bambole. E quindi molto spesso riceve dagli editori la proposta di scrivere dei volumi di questo tipo. E, un'altra domanda che può essere interessante è la differenza che c'è tra la copertina, per esempio, dell'edizione giapponese e la copertina dell'edizione italiana. Adesso, diciamo, potete vedere, questa è la copertina dell'edizione giapponese.それでは表紙のことですね、はい例えばイタリアの表紙と日本の表紙はかなり違う立ちですねはいだから日本の表紙ならちょっと、漫画っぽい、はい、カバーが多いですね多いですはい、うんはい、だから日本人の読者はこのイタリアのサマサカ人形堂物語の表紙を見たときにどんな感じでしたか？評判はとってもいいです。うん。ただ、日本人のデザイナーが手掛けているようなイメージを持つと思います。ただし、日本人向けではないという漢字も、日本人が見ると覚えます。と言いますのは、なぜ日本の玉坂人形堂が、わざわざ人形を表紙にしていないかというと、我々にとっては、そのお人形の顔というのがあまりにも当たり前のものなので、特に日本のことが書いてあるとか、お人形のことが書いてあるというふうなイメージは、割と抱きにくいんですね。ですから、キャラクターを描いた方が、日本の出版社は、なるべくそのどういう人物が活躍するかを示すような表紙を求めるということになります。で、そうすると、はい、日本ではやっぱりその漫画はとても人気がありますので、漫画的になります。はい。E sostanzialmente il lettore giapponese, l'autore giapponese è piaciuta la copertina italiana.Sul perché nella copertina invece giapponese non ci sia una bambola è per il fatto che sostanzialmente le bambole sono già una cosa talmente comune in Giappone che non era d'impatto metterne una in copertina. Poi discutendo con l'editore, l'editore ha ritenuto che fosse più interessante enfatizzare i caratteri, quindi i personaggi presenti nel racconto piuttosto che le bambole stesse. E, poi, insomma, in Giappone, essendo i manga molto popolari, capito spesso che ci siano delle copertine che riprendono un po' manga e anime. E, insomma, un'altra domanda che sto per porgli è il fatto che, come insomma, se avete letto anche
la presentazione dell'autore del libro, comunque cercando in rete, il fatto che Tsuwara scrive letteratura di vario genere, quindi passando proprio dalla fantascienza all'horror, anche quella che noi chiamiamo letteratura alta, quindi da un genere a un altro. Quindi se lui ha cioè, trova facile passare da un genere all'altro, è una difficoltà, una cosa naturale o meno. E Tsuwara-san wa tasan no genre no shosetsu o kakimashita ne. Soeba shoujo shosetsu to ka, renai shosetsu to ka, horror to ka, SF to ka, junbun gaku mo kakimashita ne. まあそうなります。はい。一応ね。だから、一応。これは、ハルジェンから他のジャンルに、変わることは難しいですか？それとも簡単ですか？それにどう区別できるか？どんなプロセスで、はじめ少女小説から、ホラーにカテゴライズされることの多い用途の方を書く、出すということが、まあ、最初の転身ですね。それはとても難しかったです。それはもう一度一からやり直し、一からデビューし直しというふうな形でした。ただ、それで、ホラーの方でも一応の作品的な成功を収めますと、実は一つだけのものを描ける作家ではないということが世の中に分かってきますから、今度、その次じゃあ SF 的なものとか、恋愛小説であるとかというところに、3度目、4度目になってくると、今度は出版社が比較的歓迎してくれます。はい。じゃあ、in realtà lui ha avuto, quello dove ha avuto una grande difficoltà è stato quando ha cambiato genere con il volume Yoto nel 1997. Lui prima scriveva appunto questi romanzi per ragazze, e scrivere questo volume è stata proprio una ripartenza da zero, e quindi gli ha richiesto un'enorme fatica. Poi successivamente è passato da vari generi come la fantascienza, i romanzi d'amore e via dicendo, e diciamo che la terza, quarta volta che ha cambiato genere è stato accettato dagli editori, e gli editori sono stati molto più contenti di, appunto, di affidargli dei romanzi. Una cosa che mi pare di qui anche dal discorso sia venuto fuori, il fatto che molto spesso i romanzi siano commissionati, cioè quindi che non ci si presenti con un romanzo, ma che si venga che sia commissionato. Quindi volevo fargli una domanda appunto su questo punto. E tutto è Italia da Tara, dai tai e shusetsu wa shupansha kara tanomare ることじゃなくて、さっき自身は出版社のところに持って行って、はい、これはどうか。でも日本だったら、例えば津原さんはよく出版社から仕事を頼まれることがありますか？はい、ほとんどがそうです。ええ、ただ、今こんなものを書きたいんだけれどといったふうな話をすることは自分の方からすることはあります。希望を言うことは。ただ結局のところ、それで自分が自主的に書き始めるということはあまりなくって、それを聞いた編集者が会社の方で、会議をして、こんなものを書かせたいんだけれどもといったふうな話を通してから僕に依頼をしてきて、そこで初めて執筆が始まるというのが日本では、通常だと思います。はい。Sì, lui mi capita spesso di, insomma, di avere delle, appunto, delle richieste dagli editori, ma anche lui a volte propone delle cose sue. E poi un sistema giapponese è quello abbastanza tipico, è quello di una specie di compromesso, per cui l'editor funziona un pochino da mediatore.
nel senso che la casa editrice ha una sua idea, lo scrittore propone, ha una sua idea, e quindi si cerca di accontentare tutte e due le parti. E questo è un, ecco, è abbastanza comune. Poi, ecco, una cosa che possiamo interessante sapere è anche se c'è un'ispirazione anche di persone reali nei personaggi del romanzo. E se hanno Tamasaka はい。Ningyo Monogatari no Shujinko Tachi desu ne. はい。その人たちは全くクソの人物ですか？それとも現実の人々から、インスピレートされたのですか？いえ、全くの架空の人物です。で、もともとは、島本さんご存知のように、僕は少女小説、少女向けの小説の出身です。で、その頃の読んでいてくれた読者が大人になったらどんな感じかなっていうのを想像して、で、それが美穂さんという主人公の女性の姿です。ですから、モデルがいるとしたらその当時の子供たちだった読者ですね。でも、彼女らのことを僕は、大人になって、例えばサイン会に来てくださることもあるし、当時から手紙で人柄を知ってますから、ですから彼女らがモデル、といえばモデルです。だから実際に、人形を直す、修復する仕事というのは、ほとんど空想のものであって、その専門のお店というのは多分日本にはないと思うんですね。それぞれのメーカーが修理はしますけれど。で、それは、そこからもう全て僕の空想であって、それはたくさんの人形をシリーズに出したいから、あえて修理屋にしたんです。メーカーにしてしまうと、一つの、一種類の人形しか出せませんよね。ですから、あえて、ですからそういう架空の仕事に、ついている、かつて僕の小説を読んでくれていたような女の子たちが大人になった姿ということで書いています。Sostanzialmente sono personaggi di invenzione, sono tutti personaggi di invenzione, però nel personaggio di Mio, diciamo, confluisce la sua esperienza avuta nella scrittura dei romanzi per ragazze, cioè ha pensato di creare un personaggio che fosse un po' i bambini che leggevano i suoi libri cresciuti. Quindi quando lui scriveva questi romanzi riceveva anche lettere da queste bambine e quindi più o meno quindi riusciva a capire da queste lettere quale carattere potessero avere e quindi sostanzialmente Mio è un'evoluzione nata da un insieme appunto di queste piccole lettrici e quindi invece tutti gli altri artigiani sono quindi Tominaga e Shimura sono anche il signor Tsukamae sono inventati, sono personaggi inventati, anche perché in realtà probabilmente non esiste in Giappone un negozio proprio come quello come Tamasaka ha descritto nel romanzo, per il semplice fatto che normalmente le bambole vengono mandate a riparare proprio dal costruttore, quindi da ogni singolo costruttore. Però lui non voleva fare una storia che trattasse solo di un tipo di bambola, quindi ogni storia trattarne una diversa, e quindi ha utilizzato questo sistema. Però, ecco, un dubbio che mi viene è quello sul fatto che ci sono le descrizioni delle bambole, delle riparazioni sono molto accurate, quindi c'è però stata magari una ricerca, quindi un lavoro sull'andare a vedere come si costruiscono le varie bambole, quindi parlando magari anche con degli artigiani, questi sireali. E mo, Shosetsu no naka はのい。
人形の作り方とか、はい、でもなんか専門的な、はい、アスペクトがありますね。だから、はい、とても専門的な話も出てて、出てて、はい、それでは、そのために、その取材のために、例えば、ラボラトリーとか、ある職人とか、あったことがありますか？はい、もちろんです。塚前さんは、ダッチワイフというかラブドールというふうな、シリコンドールですね。まあ、シリコン人形です。の、に関しては、それは、日本ではプロジェクトレベル D という、かなり高度なもの、シリコン人形を作っている工房に、何度も取材に行って、で、信頼関係を得て、小説には、ちらりとしか書いていないけれど、やっぱ企業秘密というか独特の製法も見せていただいてですね、信頼関係の上で、いろんなことを学んだ。で、作ってるところも全部見ています。メイキャップしてるところも全部見ています。で、苦労話も全部聞いた上で、書いています。で、それは、そういうケースもあるし、それからアーティスティックな創作人形に関しては、今たまたまちょっとそこに本があったんだけれども、四谷シモン四谷ですね、はい、で彼が僕は長年の友人なので、彼が人形を作るところっていうのも全部見てきたので、でアイデアとして講談社の編集者に人形はどうですかっていうふうに言ってたんですけれども、後から考えてみたら、人形はたくさん、日本にはとてもたくさんの人形があるし、自分は人形の扱ってる知り合いも実は意識していなかったけれどもかなり多いので、これは書きやすいなっていうふうには、思いました。ただし、伝統的な人形、この間お見せしましたけれども、こういうちょっと待って。まだ。まだダメ。まだダメ。翻訳しますから。じゃあ。長くなりますから。なるほど。順番がね。いいです、いいです。そういう、トラディショナルな人形に関しては、勉強しに、例えば、作る教室がありますね。に入ったり、して、一から勉強しな、して、書きました。Sì, allora, ovviamente, allora, per esempio, per le love doll, presenti nel racconto L'amore e l'amore, ha frequentato, cioè, è sostanzialmente andato in un laboratorio che si chiama Project Level D, dove fabbricano appunto queste bambole. E ha instaurato un rapporto con gli artigiani, soprattutto il presidente di questa ditta, e così piano piano questo presidente gli ha anche spiegato tutti i segreti nella produzione di questo tipo di bambole, quindi gli ha fatto vedere sostanzialmente come si producono dall'inizio alla fine, anche la fase del trucco, e quindi ha potuto... insomma, seguirla tutte le fasi nei particolari. Poi, per quanto riguarda il discorso di prima, di quando aveva parlato con la Kodansha per la pubblicazione sulle riviste, gli era venuta questa idea delle bambole, si è ricordato che lui ha un amico di vecchia data che si chiama Yotsuba Shimon, cui il libro che aveva mostrato prima ha una copertina con queste bambole, che quindi insomma, hanno parlato anche di bambole, ma non aveva mai avuto così coscienza fino a quel momento di questo discorso delle bambole, e quindi anche Simon gli ha fatto vedere come si costruiscono queste bambole, e poi appunto a questo punto in questo momento si è accorto
che in Giappone c'erano veramente una grande varietà di bambole, cioè che cercando sia a livello anche regionale, c'erano tantissime tipologie di bambole. Quindi ha anche incominciato a frequentare, appunto per scrivere questo libro, dei laboratori che fanno vedere appunto come si costruiscono queste bambole di tipo più tradizionale rispetto alle Love Doll oppure alle bambole di Yuzua Simon. E poi stava appunto mostrando delle bambole tradizionali quando l'ho fermato perché il discorso diventava un po' lungo, sennò poi tradurre diventava un po' complesso. Ah, sono ima, ah no, Ah, ningyo, mi sete mo, わかりましいいでた。すが、すみません。日本のお人形で、作品の中でもたびたび出てくるひな人形というのをちょっとお借りしてきたんです。これが、女性の方ですね。女性で、それから男性の方が、これが対になってますけれども、こちらが男性の方で。これはごく一般的な、日本人にとってはあまり、ちょっと珍しいものではない。女の子のいる家庭では、これは中程度よりもう少し上でしょうか。でも、何らかの形で、必ず、女の子のいる家庭には、一番安いのは、例えば、紙の人形であったり、もっと、量産型の人形の場合も多いんですけれども、もっとこう小さなマスコットのような人形の場合もあるんですけども、女の子のいる家庭で全くこのひな人形という、ものがない家庭というのはちょっとまずないと思います。日本人にとってはとてもすごく普通の人形です。でもそれはもしかしたらヨーロッパの方には珍しいのかも知れません。ひな祭りは3月3日ですね。3月3日です。え、appunto queste bambole che vi ha mostrato sono delle bambole per la Hina Matsuri, quelle Hina Ningyo, che vengono citate anche più volte nel romanzo. E sostanzialmente ce ne sono di molto popolari, quelle più economiche sono fatte anche di carta, proprio di carta. O ce ne sono altre che sono prodotte in serie, quindi hanno costi abbastanza bassi. Ce ne sono alcuni fatti tipo mascotte, personaggi di mascotte. E sono sostanzialmente presenti probabilmente in tutte le case, cioè in tutte le famiglie giapponesi che hanno delle figlie, perché questa Hina Matsuri, questa festa è chiamata anche la festa delle bambine, proprio perché viene fatta per celebrare le figlie. Quindi ogni casa giapponese che ha una bambina il 3 di marzo monta questo altarino con queste bambole. Questi due sono l'imperatore che ha fatto vedere, adesso che tiene in mano è l'imperatrice e quella che c'era prima era l'imperatore, che sono quelli che stanno nella parte più alta di questo palco a gradini. E so di va mo mai ni tetayoni moshi sono kasara na kattara musume ああ、san wa そう。oyome になりませんね。そう。何のためにそれは、真島さんも、最初は疑問に思われたかもしれないですけれども、何のためにその人形を飾るのか、買うのか、安くはないです。というと、やはり、考えてみたら、日本人にとってはあまりにも当たり前すぎて、あまり考えたことがなかったんですけれど、おそらくは、女の子が幸せな結婚ができるように。で、それは、ひな祭りのしばらく前から、3月3日のしばらく前から、段を出して、屏風を置いて、で、人形を飾ります。でも、3月3日のお祭りが終わったらすぐに片付けないといけないです。で、それは、昔から、片付けないと生き遅れる、
息遅れる、分かりますでしょうか、ってしまうというふうに言われているので、なかなか結婚ができなくなってしまうと言われているので、3月3日が終わったら、ひな祭りが終わったらすぐに片付けて、また翌年まで大事にしまっておくというのが日本の習慣です。Sì, queste bambole, cioè adesso appunto sono, ci sono delle produzioni economiche, ma quelle belle sono costose, una volta erano anche più costose. Però il fatto era che sostanzialmente se non si costruiva questa specie di presepio, una specie di presepio appunto a gradini con queste bambole sopra, dove oltretutto ci sono anche i vari... a vari utensili, per cui sono dotate di ventagli, poi dietro ci vengono anche messi i paraventi, quindi c'è tutta una serie di decorazione. Se ecco non si fa, sostanzialmente si corre il rischio che le figlie non si sposino, cioè che non siano, non abbiano una vita felice e che si sposino. Ed è anche vero che se la festa finisce il 3 di marzo, se non viene smontato tutto, anche lì c'è il rischio che tua figlia si sposi molto tardi. Quindi il 3 di marzo vengono smontati e poi tirati fuori l'anno dopo e rimontati qualche giorno prima. Quindi c'è anche questa, diciamo, credenza appunto antica, arcaica, che viene ancora conservata. Volevo chiedere appunto, le opere di Tsuwara sono state tradotte in realtà anche in coreano e in taiwanese, ovviamente adesso anche in italiano, e ultimamente anche in inglese. E dovrei chiedergli, ecco, cosa pensa di queste sue traduzioni anche, diciamo, in lingue europee. E so che hanno Tsuwara sanno con la あの前にあの台湾語や韓国語にも翻訳されてて、今イタリア語に、そしてあのちょっと最近はあの英語にも翻訳されたことがありますね。はいはい。それでは津原さんの方、どんな感じですか、どんな気持ちですか、そのあのヨーロッパ、英語とかイタリア語とかヨーロッパの言語に作品が翻訳されることは、ちょっと、正直に言ったらちょっと天国にいるような気分ですね。天国に来たような、と申しますのは、あの台湾というのはご存知のように、あの昔はまあ日本が占領していた国です。韓国も、そうです。ですから、あの差別的な意味ではなくって、何かこう仲間といいますか、大きな一つの国というふうな、あの行き来もあるし、同じ文化圏です、東アジアで、という、台湾の方で日本語はあのお年寄りはとっても上手ですし、逆にあの韓国の方、在日韓国人の方いっぱいいらして、でそれは一緒に育ってますから、同じ文化圏です。友達たくさん、あの育ってますから。だけれども、アメリカ人の、ハワイで生まれたアメリカ人の友達というのはいたけれど、イタリア人の友達はマシモさんが初めてです。で、あの大人になるまで一人も知り合いがいませんでした。でとても遠い国です。映画やファッションでは、あの文学でもよく知ってるけれども、とても遠い憧れの国です。でその国に、そういう遠くで、自分の物語が読まれる、通用する、理解されるということ自体が、ちょっと信じられないような思いですね。もうあと今までで一番嬉しかったことかもしれないです。Cioè, appunto, che per lui essere sincero è come essere entrato in paradiso. Nel senso che è vero, i suoi romanzi sono stati tradotti in a Taiwan e in Corea. Però è anche vero che il Taiwan e la Corea sono dei paesi che sostanzialmente entrano in una sfera estremo orientale,
e quindi comunque hanno delle radici comuni. Per esempio a Taiwan o anche in Corea ci sono tante persone che parlano comunque giapponese, che conoscono il giapponese. Ci sono tanti coreani che sono anche proprio di seconda generazione cresciuti in Giappone. Quindi fanno parte di una grossa sfera. Invece è diverso un po' il discorso appunto per l'America, ma anche per l'Italia. Cioè, sì, certamente quando lui era giovane, ma anche dopo, ha letto tante, tante opere di letteratura europea, quindi aveva una conoscenza della letteratura europea, su quello non c'era problemi. Però effettivamente non aveva mai conosciuto nessuna persona dell'Europa. Cioè, appunto, dice, noi ci conosciamo da 15-20 anni, cioè, io sono stato praticamente il primo europeo che ha conosciuto personalmente con cui ci siamo parlati. E quindi c'era anche la sua grande interesse e anche fascino verso l'Italia e gli altri paesi europei. Vabbè, certo, anche in America, sì, è un po' diverso, però è anche vero che in America, per esempio, nelle Hawaii ci sono tanti giapponesi. E quindi anche lì c'era una certa facilità, ecco, di accettare i suoi lavori. Invece il fatto che appunto le storie del negozio di bambole siano state tradotte in italiano e siano, insomma, piaciute, siano state apprezzate così tanto, veramente è una delle cose che l'ha reso più felice nella sua vita. Ah, sì. Qui c'è la domanda di Sabina Travi. Buongiorno, vorrei chiedere se il maestro Yasumi, quando ha scritto il libro, immaginava che sarebbe stato successivamente tradotto e pubblicato all'estero, in particolare in Italia, se per lui è stata una sorpresa. Si collega un po' a quello che abbiamo detto, però chiediamo, io no, così. Sono italiano, no, tamasaka ningo Hai. domo gatari wa italiano ni honyaku sarete te pikkuri shita no desu ka? Odorokimashita.驚きましたよ、もちろん。まず、翻訳が可能であるということ自体に驚きました。それは、マシモさんのお力が素晴らしいんだけれど、でも、日本の特殊なこととか、我々が日頃話しているような、細かなニュアンスというのがイタリアで果たして通じるのかがちょっとわからなかったですね。でも、マシモさんの質問はすごく細かくて、そんなに細かい翻訳をなさっているのかと驚いたんですね。で、気持ちは同じなんだろうか、通じるんだろうか、この感情の、人形に寄せる思いであるとか、人間同士もとても、美穂さん、志村さん、それから富永君、それから塚前さん、みんな、感情の動きを細かく書いています。それが果たして伝わるのかなというふうな思いもあったけれど、読んでくださった方が、イタリアの方々、面白いという反応を、実際に見て、本当に驚いてます。びっくりです。Ah. E sì, è rimasto molto stupito, anche perché prima ci sono le storie in questo romanzo delle particolarità delle espressioni di sentimento dei personaggi che lui riteneva molto difficili da rendere in una lingua straniera. Quindi entriamo un pochino, quando io ho tradotto il libro. E alla fine gli ho fatto una serie di domande, sempre stato molto gentilmente a rispondere a questa lista di domande per andare a vedere proprio delle particolarità sia potendo riguardare la traduzione giapponese, sia anche del modo di agire dei personaggi. E quindi, insomma, lui è rimasto molto contento, impressionato da stupito da, insomma, da questo discorso che gli ho fatto, quindi dell'andare a vedere questi personaggi nelle particolarità, e poi è rimasto ancora più stupito quando, un po', insomma, leggendo i commenti dei lettori italiani, leggendo gli articoli, vedendo un po' su internet, ha visto che comunque questi sentimenti sono stati apprezzati e sono stati compresi anche
dai lettori italiani, anche se ovviamente ci sono, io poi ho cercato anche di lasciare proprio queste particolarità giapponesi del romanzo, anche perché poi i sentimenti dei personaggi, insomma, alla fine sono i sentimenti degli esseri umani, quindi cercare di mantenere appunto quello che è un romanzo giapponese, ma riuscire a comunicare anche gli aspetti e i sentimenti dei personaggi. Spero di esserci riuscito, ecco, se non è colpa mia, non della... Ecco, se posso, Massimo, volevo chiedere una cosa io, cioè volevo tornare al discorso sulla bambola, perché ho comunque l'impressione che abbia un ruolo nell'immaginario del Giappone un po' diverso da quello che ha nel nostro. Cioè, per noi la bambola è un gioco infantile sostanzialmente, è un gioco infantile che almeno fino a questo momento è stato pensato soprattutto per le bambine. E probabilmente è stato pensato anche per, come posso dire, abituarle a svolgere il ruolo che tradizionalmente veniva loro affidato, no? Mentre mi sembra che per il giapponese sia un po' un'altra cosa. Noi non avremmo mai avuto, penso che non sia mai esistita in Italia una bambola che rappresenta il re e la regina, no? Anche quando c'era la monarchia. Quindi mi sembra che ci sia qualcosa di diverso, di abbastanza radicalmente diverso. Se potessi dirci qualcosa di più su questo punto, penso che sarebbe interessante. Sì, sorry. E poi, Ningyo no koto desu ne. Hai. 例えば、ヒカリアだったら、Ningyo は、結局、女の子向けのおもちゃですね。やっぱり、ある程度、これは、お嫁さんになるための準備とか、そういうこと。お母さんになるための準備ですね。でも、日本だったら、金魚はちょっと違う、違う感想から生まれてきたんじゃないかな。つまり、例えば、ひな様だったら、ひかりゃだったら、王様と象様の人魚はありません。ないでしょうね。ないないないですね。あと、だから、でも日本なら、すごく複雑な、ものですね、人形そうですは。ね。だから、どのような感想ですか、それは。お雛様に対して、5月には、男の子の節句があって、男の子の日があります。で、それはまた五月人形と言って、かわいらしいけれど、勇ましい、男の子。例えば、金太郎とか、まあ、ファンタジーの、中なんですね、のものですね。あるいは、武者、侍の形をした人形。あるいは、人形ではなくて、兜や鎧だけというのもあります。けれど、でも五月人形というのも確かにあります。これ男の子向けですね。だから女の子向けというわけでは必ずしもないですし、それから、鑑賞用の、例えば、女性、例えば、博多人形っていう、粘土を焼いた、土を焼いたタイプの人形があります。ひな人形に似てた感じですけれども、踊りを踊っている女性、などが、を中心ですけれども、そういう鑑賞用の人形というのは、必ずしも女性のためというよりも、普通に一般の家庭に床の間に飾ってあったりします。床の間っていう飾りのスペースがあります。に飾ってあったりするし、それから、現代のもので言うと、フィギュアですね。レジンなんかのフィギュア。これはほとんどもうユーザーは、7割、8割ぐらいは男性でヒーローであるとか、それから、ヒーロー、女の子のフィギュアもたくさんありますけど、コレクターは大体男性でしょうか。それから、遊びのファッションドールで、アメリカにはバービーっていうのがありますが、日本にはリカちゃんっていうのがありますね。で、それに対して、
男の子向けのやっぱりプロレスラーのとかタイガーマスクとかって僕らの時代、うん、あるいはヒーローで、うん、ちっちゃいこう ミクロマンなんていう、人形とかって男の子向けの人形というのにもう男性は子供の頃から慣れているので人形を集めるということがちょっと不思議な感じというのは日本には薄いですね、まあ、あまりにも何千体も持っていたらちょっとびっくりされますけれど10や20持っていてこれは大事なんだっていうのはごく普通のことで、うん、あと文楽の文楽もあってもちろんです。伝統芸能だとかまあ、伝統的なお人形というのはたくさんあります。で文楽はまあ、国立劇場なんかでもいつもやってますし、まあ古典、どちらかというとその、うん、教養の一つとして、文楽というのはちょっと分かってなきゃいけないようなところも、ありますので子ども向けというわけでは全然ないですね。文楽と歌舞伎はほとんど演目がかなり同じものをやってどちらかというと歌舞伎を見るよりも文楽で物語を味わう方がちょっとこうちょびっと格が上な感じがあります。うん、歌舞伎文楽の方がちょっと上、はいはい、ちょっと上なイメージはあります。はい、うん、なるほど。難しいイメージはあります。appunto, sì, è molto complesso. Nel senso, per esempio, prima si parlava della Hina Mazzuri, che è questa festa delle bambine che c'è a marzo, però a maggio c'è una festa che si chiama, c'era una vecchia festa, adesso non c'è più, dove ci sono queste bambole che sono chiamate Gogatsu Ningyo, che era una festa per i maschi. E si utilizzavano appunto queste bambole, anche carine, però erano sostanzialmente bambole di guerrieri, abbastanza, come si dice, coraggiosi. E a volte queste non erano neanche delle bambole, ma venivano rappresentate proprio soltanto dai kabuto, dagli elmi. Ci sono, ogni tanto si vedono ancora, meno le bambole, questi elmi si vedono ancora. Non è che sia proprio più celebrata, era una vecchia festa tradizionale. E è anche vero, appunto, che non c'è moltissimo questa... Cioè, ci sono bambole, sì, per ragazze, ci sono però anche bambole per maschi. E quindi, per esempio, per le femmine, per le ragazze, c'è una non tanto Barbie, perché Barbie non è mai stata popolare in Giappone, è popolare la bambola che si chiama Licca-chan, che è conosciutissima un po' perché ha delle forme anatomiche leggermente diverse dalle Barbie che sono un po' distanti dal modello giapponese. E poi ci sono anche però per maschi appunto anche delle bambole, non so, di Tiger Mask, dei lottatori di wrestling, si vendono quindi tranquillamente. Ci sono delle bambole di appunto le figure, che sono queste bambole di, ecco, per esempio le figure rappresentano spesso delle ragazze, sono bamboline di resina che rappresentano i personaggi spesso dei fumetti, dei cartoni animati, e quelle è il pubblico che le compra quasi totalmente maschile. E questo per, diciamo, queste ultime sono bambole moderne. Se invece si passa alle bambole tradizionali, è vero che per esempio si trovano le bambole, cioè le marionette, i burattini del Bunraku, del teatro di burattini, e effettivamente quelle sì, sono sostanzialmente, cioè, nell'ottica giapponese sono considerate anche quelle delle bambole, e sono per adulti. E tra l'altro gli spettacoli teatrali del kabuki, penso che lo conosciate tutti il kabuki, del kabuki e del bunraku sono sostanzialmente gli stessi, quindi sono intercambiabili. Lo stesso dramma si può trovare nel kabuki o nel bunraku,
No, la differenza che qui è interessante è che Zara dice che il Bunraku viene considerato culturalmente superiore al Kabuki, anche proprio per una difficoltà più oggettiva nell'apprezzarlo. Quindi sostanzialmente viene considerato ancora un pochino sopra. Qui una domanda da Laura. Buonasera. Senti Massimo, c'è prima Giovanni che vorrebbe fare una domanda col microfono, e poi leggiamo quella di Laura un po' in conclusione. Quindi lascio un po' la parola a Giovanni, vediamo se il microfono funziona. Buonasera, mi sentite? Sì, Sì, mi buonasera. sento. Buonasera. Allora, la mia domanda era la seguente, in parte in realtà è collegata a quella di Laura. Nella nostra letteratura europea la bambola, la figura della bambola è legata al perturbante, diceva giustamente Laura. Basta pensare ai racconti di Hoffman, alla Olimpia, alla figura dell'automa. E poi successivamente, anche grazie a una certa cultura americana in cinematografia, si è sviluppata in una derivazione horror. Dato che lui ha avuto un passato da scrittore horror, aveva pensato di inserire questo aspetto in questi racconti oppure no? O se intende farlo magari in futuro. Grazie. Soldea, Shiroppo a Bungaku dattara, sto ningyo wa, sto otomata ni, kankei ga arimasu ne. Otomata ni. だから、自動人形、動くに、でもそれはちょっと、グロ的な話ですね。だから、そのグロ的な話から、ちょっと、ホラーが出てきましたね。でも、原さんは、たまさか人形堂の、短編に、話に、これから、ホラーというテーマも入れるつもりですか？そうですね。日本には、例えば都市伝説のようなもので、呪いの人形のようなお話というのは、とてもたくさん、あるはあるんです。それだけポピュラーだから。で、とても有名なのは、髪が伸びるっていう話を続編の方で書いてるんだけれども、人形の髪が伸びるっていう話があります。ただ、それは、日本人にとってはあまりにも聞き慣れていて、あんまりそんなに怖くないんですね。お菊人形の話。そういったものはあまり怖くない。それよりも、たまさかではそれを科学的に解析するとか、という方法を選んでいます。だから、よほど恐ろしい、モチーフを思いつけば、思いついたら書くかもしれませんけれど、だけれど、単純に人形は怖い、嫌だっていうふうな、ものは、今のところは、あまり書く気はないですね。人形が気持ち悪いと読者がお感じになるようなものは、たまさかでは書かないつもりですけれども。なるほど。Sì, in realtà poi ci sono, ho detto, c'è anche un altro libro che è il seguito, che raccoglie altri cinque racconti, che speriamo, faccio vedere anche la copertina, questo è il seguito. Allora, sostanzialmente in Giappone ci sono, per esempio, le leggende urbane, le Toshidensetsu, che sono molto popolari, ci sono proprio una serie moltissimo popolari, quasi quanto in America. E tra cui, per esempio, ci sono questi racconti delle Noroi Ningyo, che sono le bambole maledette. E una famosa è, per esempio, una bambola e che si dice che i capelli crescono, cioè che continuano a crescere. Ce n'è anche una in un tempio che si può andare a vedere.
E il problema è che sostanzialmente i lettori giapponesi sono talmente abituati che ormai non gli fa più paura. Quindi trovare una storia che poi faccia veramente paura e non sembra ridicola. Allora, detto, sì, effettivamente, se avesse una buona idea, allora sì, la scriverebbe. Però, a meno di trovare proprio un'idea che gli piace, dicassi, questa funziona per i lettori, difficilmente pensa, anche se scriverà in futuro delle storie di questo ciclo, di non mettere delle storie dell'oro. ちょっと補足で、ただ、人形に狂ってしまう、人形をの、例えばコレクターの狂気であるとか、人形で人生が変わってしまうような人たちっていうのはたくさんいて、その心理の方が僕は怖いと思っていて、人形に、人生を奪われてしまうような、それは僕は書いてはいきたいと思っています。Però, per esempio, mi interessa di più il fatto di una persona di un proprietario che impazzisca per la bambola, cioè che si crei una situazione per cui la bambola crea un disturbo nel proprietario, e allora è una questione più psicologica. Ecco, allora qualcosa del genere gli piacerebbe scriverlo. E poi, adesso ti chiedo una cosa riguardo la fantascienza, una conferma poi. La storia SF datta, hanno Nissen Chuachinenni, hanno Chugoku de Sammit Togatte, SF Sammit Togatte, ne? Sono Tokini, hanno Tsumarasan wa, hanno Chunichi Shinzen Kanshi to, になりましたね。これなりまはした。に任期5年ですか？いや、次の、おそらくは、5年ぐらいかな。次のサミットまでは、僕のようです。僕と、まあ、他にもいらっしゃるけど、藤井太陽さんとか、だと思います。Sì, una cosa, per esempio, che non si era detta, è che nel 2018 c'è stato un summit della fantascienza in Cina. La fantascienza in Cina oggi è popolarissima, è uno dei generi che va di più, sostenuto anche molto mo tanto economicamente dal governo cinese. E comunque nel 2018 c'è stato questo summit. E nell'ambito dei rapporti sino-giapponesi, Tsuara è stato nominato ambasciatore per la fantascienza. Quindi, fino che ha un incarico di 5 anni. Quindi, mi ho chiesto quando, se erano 5 anni, gli ho detto fino al prossimo summit, non si sa quando si terrà. E poi leggo allora la domanda di Laura. Buonasera, le bambole in letteratura e psicoanalisi sono spesso correlate al concetto di perturbanti, inquietante, smuovono nell'animo umano paure ataviche. Nei racconti del maestro, invece, salvo rare eccezioni come nel racconto Meditazione a Murakami, questi non avviene, anzi il lettore è portato a concentrarsi maggiormente sulle caratterizzazioni di vari personaggi. Come è riuscito a discostarsi da questo stereotipo così antico? Ah, so di alcuna conoscenza, ma è no potai ni tsunagatte imasu ne. E tu avano Shinshigaku とか文学とか、人形はちょっとこういう不思議なものに関係があってね。神秘的日な、本の中の恐怖に関係があるということですね。でも、津原さんの短編だったら、村上芽衣以外にそういうことはありません。逆に、もっと主人公の構成の作成に注意したことですね。どうやってこういうこの昔の恐怖のコンセプトから離れてきました？どうやって区別、昔のアイデアから離れてきたんで昔のすというのは、か？僕のこういじゃなう、くて、伝統的な、古典的なっていうこと。それは本当に、
僕がそのやっぱりその四谷志門さんのようなやっぱり友人の存在、人形を実際に作っている人たちの、あの言葉を聞く機会がとても多いので、やはりその、人形に人生をかける人たちというのはどういった人たちか、例えば、ということにすごくあの興味が湧いて、で人形は怖い、人形はホラーだとか、まあ、そういったことだけではなくって、もっと例えば、ひな人形を売っている、あの販売店、人形にに日本には人形町っていう町がありますよね、そもそも。ああ、うん、ね、そのぐらい人形に携わっている人が多いんです。でそういった人たちの心とか情熱だとかを知るにつけ、やっぱりあのそのただただそれまでこう単純化された、あの人形はちょっとこう異物で、人間にとってちょっと怖いとか恐ろしいな、暗いところで見ると確かに怖い時ってありますし、怖がらせるような人間もたくさんあります。だけれどもそれを作る人たちの心っていうのはね、考えていくと、シリーズで、一話完結で掘り下げていくと、どんどんどんどんその人たちのことを知りたくなってきます。読者もだんだん知りたくなってきます。で、初めはただの変な子だと思ってた富永くんが、読者がだんだんファンになってって、富永くん大好きになってきます。元富永くん書いてくれって言います。で、そうすると、うん、富永くんの身になって考え始めますね。あるいは日本ではとても塚前さんが女性に人気があります。ああ、塚前さんの、うん、で塚前さんの、あ、イタリアでは多分志村さんが人気があるのかなと思いますが、それは女性の好みがいろいろ国によって違います。うん、それ後で訳してください。ああ、あの、うん、でそうすると、あのどんどんこういろんな関わってくる人たちのことを掘り下げていくと、いろんな物語があって、あの悲しい物語だとか、とてもあの胸が熱くなる感動するような物語も、あの聞くし思いつきもするということになります。だからそれをみんな書きたいんです。なるほど。sì, in realtà all'inizio lui appunto parlando con questo suo amico di cui ho già detto, Yotsuya Simon, e niente, ha sviluppato l'idea di un interesse maggiore non sulle bambole paurose. Ci sono bambole che fanno paura, ci sono storie di bambole che fanno paura, però parlando comunque appunto con Yotsuya e anche con altre persone che lavorano nella fabbricazione delle bambole, gli è cresciuta l'idea di trattare più che altro appunto queste persone che si occupano di questi lavori. Tra l'altro in Giappone ci sono anche in varie città dei quartieri, dei chiamati proprio quartieri delle bambole, ninjo cho, dove ci sono proprio questi negozi che si occupano di sia di vendere le bambole che costruirle. E quindi appunto frequentando anche questi quartieri e entrando in contatto con tutte queste persone e vedendo anche le loro difficoltà, senza le difficoltà proprio materiali per costruire queste bambole, e anche il loro entusiasmo, piuttosto che andare a descrivere le bambole che fanno paura, queste cose un pochino più da loro, appunto da letteratura psicanalisi, è interessato di più mostrare quest'idea, appunto degli artigiani. Quindi appunto si è detto che i personaggi presenti sono di invenzione. Però, tutto sommato, Shimura, Tominaga e gli altri rappresentano anche un insieme di tutte queste figure. E, tra l'altro, in Giappone, per esempio, cioè, Tominaga ha avuto parecchio successo, tanto che i lettori gli hanno detto di scrivere ancora più storie con Tominaga come personaggio centrale. Ma per esempio per tante donne giapponesi, anche di una certa età, stravedono per Tsukamae, per il signor Tsukamae ha un fascino anche lui, fa strage di cuori,
Zora si chiedeva se, per esempio, magari lui pensava che forse in Italia Shimura è quello che ha più successo tra le lettrici, almeno, cioè, lui pensava che magari in Italia potrebbe essere ecco, il personaggio che può piacere di più a un pubblico femminile. Ecco. Comunque, sostanzialmente è questo. L'idea è proprio nata dal fatto di dare maggior appunto. Corpo a proprio a creare questi personaggi che si occupano della costruzione, della riparazione, della vendita delle bambole. Bene, fra qualche mese faremo un'inchiesta fra i lettori e gli diremo quale personaggio è piaciuto di più in Italia. Io penso che forse possiamo chiudere qui il nostro incontro. Ancora davvero molte, molte grazie a Zuara per essere stato con noi e per essere rimasto sveglio fino a quest'ora, visto che laggiù, ripeto, è molto tardi. Grazie a Massimo che l'ha condotto. I nostri incontri riprenderanno poi con il mese di settembre e quindi grazie, leggete questo libro ovviamente e buona estate a tutti. Sono de Alo, Hi. durante il Shacho Alo, Kai Shash Timas, Sony Ma Timas, Skagetsu Hato de, Choto Cho Sashtemimas. Dono, So Dono ne. Chibu Tsuga Motto Niki Gatta Josei no Aida. それはとてもいいアイデアだと思います。とても素晴らしいアイデアだと思います。国によっていろいろ知りたいですね。Eh sì, penso che è un'ottima idea perché proprio gli interessa sapere a seconda del paese quale tendenza è più, insomma, quale tendenza va di moda. そこは、訳していただきたいんだけど、僕、普通、男性の作家が小説を書くと、主人公の男性を囲むたくさんの女性を書いてしまいます。まあその方がとても華やかな感じがしますから。僕は少女小説の出身なので、それが逆なんです。美穂さんを囲む男性が多いんです。だからそこは女性の読者にとっては、私はこの人が好きとかいろいろ考える余地が多分あると思うんですね。だからイタリーの読者の皆さんはどうなのかを知りたいです、とても。Ah, sì, dice che normalmente gli scrittori uomini scrivono di un personaggio maschile circondato da molte donne. E siccome invece lui nasce proprio da questa letteratura per ragazze, quindi per lettrici, di solito mette una protagonista donna circondata da molti uomini, e quindi gli interesserebbe sapere poi le lettrici dove, insomma, quale personaggio maschile preferiscono. Sono di là, domo arrivato cosa sta appunto. E sono di là. Vada, sayonara. はい、さようなら。どうもありがとうございます。Allora, arrivederci a Grazie tutti. ancora. Ciao ciao. Grazie a voi. Ciao a tutti.